Salve a tutti. Vi presentiamo il primo di una serie di indicatori dedicati agli studi di William Delbert Gunn. In commercio possiamo trovare molti programmi di analisi tecnica, ma tutti sono carenti di indicatori basati sulle tecniche create e utilizzate quindi da questo grande trader. Anche il MetaTrader, che è uno dei programmi ora più utilizzati dai vari trader, è carente nella sezione di Gunn. Abbiamo quindi pensato di programmare alcuni indicatori scritti sulle originali indicazioni del grande maestro Gunn. Il primo di questi è lo Swing Chart Range. Proviamo ora a leggere i valori di input dell'indicatore. Col tasto destro dal menu dell'indicatore, lista indicatori, evidenziamo il nostro indicatore e ne guardiamo la modifica. Nei valori di input possiamo vedere il valore corrente, il numero delle barre per la formazione dello swing, i colori dei punti di swing, i colori delle linee degli swing, la possibilità di usare lo swing puro di Gunn messo in vero, che non tiene conto delle barre inside, oppure no, che tiene conto delle barre di inside messo in false. Lo swing e il range cambia al variare del time frame. Ammettiamo un'ora, cambia immediatamente il range. 30 minuti, cambia immediatamente il range. 15 minuti, cambia il range e così via. Abbiamo ancora la possibilità, per esempio, del time frame di un'ora, evidenziamo solo per uno studio, evidenziamo i punti, diciamo, più importanti. 66% come il 33%. Analizziamo il grafico orario, lista indicatori, modifica, e anziché di porci sul current, cerchiamo invece di andare sul daily, lo studio del daily, lo studio dello swing sul daily, su un grafico diverso dal daily, ovvero H1. Noi abbiamo quindi, come vedete, il 100% che avevamo evidenziato, il 66%, il 50% dello studio sullo swing ad un giorno, nonostante il grafico sia H1. Quindi possiamo lavorare sul grafico H1 mantenendo lo swing di 1. La stessa cosa, noi possiamo, indicatore, Gunn, modifica, lasciare lo studio dello swing su di 1 analizzando il grafico M15. Come vedete, non è cambiato lo swing di 1. Questi sono i valori dello swing di 1. In ogni caso, resettiamo, lasciamo current. In questo caso, immediatamente lo swing si adatta allo studio M15
cambiandolo in D1, si adatta allo studio D1 e così via.